Benvenuti in un nuovo video. In questo video ci occuperemo della moltiplicazione dell'origano. Noi utilizziamo il metodo della divisione di cespo. Con l'aiuto di una zappa preleviamo delle zolle dai filari di origano che già abbiamo e da queste ne ricaviamo delle piantine che poi andremo a impiantare per formare nuovi filari. Buona visione! Queste sono le nuove piantine che andremo a ripiantare domani. Oggi siamo pronti a impiantare nuovi filari di origano, siamo qua sul campo, quello che ha lavorato Calogero dopo la pioggia. Abbiamo già steso il filo bianco per andare dritti col filare e siamo pronti a cominciare. Allora, come vi ha già detto Calogero, procederemo per divisione di cespo. Lui ha raccolto delle zolle di pianta dai filari già grandi, maturi che abbiamo, e da queste zolle otterremo delle piccole piantine. Ognuna di queste dovrà avere una parte radicale e una parte verde aerea. Per dividere le piantine utilizzerò un coltello o, laddove si può, anche le sole mani. Cominciamo. Logicamente occorre pulire le zolle dalle piantine, quindi, che vengono fatte da tutte le erbacce, dalle infestanti, così da piantare solamente origano. Le piantine sono pronte, eccole qui, parte radicale, parte aerea verde, ho tolto le infestanti, cominceremo adesso a piantare. Seguiamo questo filo, questo cavo che abbiamo steso per andare dritti. Su questo cavo ci sono dei segnali, noi seguiremo ogni segno blu che dista l'uno dall'altro 60 cm, mentre ogni segno rosso dista circa 50 cm l'uno dall'altro. Il terreno è già morbido perché Calogero l'aveva già quindi zappato con la motozappa, quindi utilizzerò la mia zappetta giusto per creare un fossetto in cui mettere la pianta. Comincio dal primo segno blu che trovo, prendo la mia prima pianta qui, la inserisco nel fossetto che ho realizzato, la pianto bene e la ricopro con la terra. Nel frattempo ha cominciato a piovere ed è arrivato Calogero a darmi una mano d'aiuto. Il primo filare è completo, abbiamo terminato. E adesso procederemo con il secondo, lo distanzieremo dal primo sempre a circa 1,60 m. E sopra ci abbiamo invece due filari di finocchietto selvatico, quindi non si espande, possiamo andare piuttosto vicini al filare. Il filo l'abbiamo già spostato, pronti per impiantare il secondo filare. Ci troviamo siamo a una distanza circa di 1,70 m tra i filari. Cominciamo. Le
piantine sono state tutte piantate, abbiamo completato i due filari, vedete alle mie spalle il campo questo senza erba dove abbiamo impiantato il nuovo campo di origano. Visto che le piantine è difficile distinguerle in questo momento che sono così piccole, abbiamo messo dei bastoncini per segnalare l'inizio del filare, ecco infatti la prima piantina. E alla fine del filare ci sono altri due segni che da qui credo non si vedano. Il lavoro è stato quindi completato, ci vediamo al prossimo video.